Eccoci qua. Innanzitutto saluto tutti quelli che ci stanno guardando e come prima cosa, appunto, io direi subito presentati. Non c'è bisogno di presentazioni, però lo faccio con tutti. Presentati, chi è Ninni Bruschetta? Chi è? Non lo conosco. Non lo conosco. No, non mi aspettavo questa domanda. Sono contento perché ogni tanto fai un'intervista dove non ti aspetti una domanda. E non mi è mai piaciuto in realtà presentarmi, appunto, bontà tua, hai detto che non ne ho bisogno, io fino, anche quando ne avevo bisogno, era una cosa che non mi piaceva, perché definirsi è un po' il contrario del lavoro che noi facciamo, noi siamo persone che fanno rappresentazione. Quindi non ci possiamo definire, perché definirsi è come giudicarsi, e se è come scriversi il coccodrillo da solo, che è una cosa che tante persone desiderano, ma secondo me non gli attori, perché gli attori hanno invece rispetto di questa cosa. Tutti ricorderanno il fumetto Pascal di Pirandello, dove appunto, come tanti di noi succede, uno vuole assistere, tale è il protagonismo del nostro modo di essere e di vivere, che vorremmo anche assistere al nostro funerale, ma questo fortunatamente non ci è consentito. E da quanti anni fai questo lavoro e come nasce poi la passione per questa professione? Guarda, io non sono un appassionato, non mi piace il termine passione. Non lo uso quasi mai, mo ti sto negando tutto quello che mi chiedi, è la seconda domanda che dico no, non ti voglio rispondere. No, non è una passione, io questo l'ho anche raccontato in un libro, questa cosa qualche anno fa, nel 2016 è uscito questo libro di Fazzi, e in realtà io volevo fare politica, che poi è la cosa che ho fatto tutta la vita. Però volevo fare politica veramente, come poi in realtà l'ho fatta. Quindi ho capito abbastanza facilmente che fare politica come si intende in Italia oggi non faceva per me. Invece ho fatto politica attraverso il teatro, attraverso il cinema, soprattutto attraverso il teatro, perché facendo il regista le scelte sono mie, però anche ho avuto l'occasione, diciamo, più o meno casualmente, di fare anche l'attore in film importanti sul piano civile. E quando ero proprio giovanissimo, mi iscrissi in giurisprudenza non tanto per compiacere a mio padre, ma perché non avevo le carte per poter sostenere di voler fare filosofia, che era la mia vera passione e che è rimasta la mia vera passione poi per tutta la vita. Infatti ho scritto anche un libro edito da Bompiani, che invece è un libro filosofico sul teatro, però avrei sbagliato se avessi fatto quello. Infatti ho fatto bene a seguire mio padre, che era una persona molto intelligente, e avrei sbagliato perché avrei studiato la filosofia speculativa, che a me non piace, perché invece poi io mi sono appassionato alla filosofia metafisica, che è in aperto conflitto con la filosofia speculativa, e quindi avrei sofferto se avessi fatto quegli studi. Avrei Secondo dovuto te? capire come uscirne, poi essere, no, anche lì non istituzionale, come poi sono stato più o meno in tutta la mia vita, anche quando sono stato dentro le istituzioni, perché ho sempre fatto cose diverse da quelle istituzionali. Praticamente il mio terrore era quello di fare l'avvocato e quindi di dovermi confrontare con un avvocato straordinario, che era mio padre, con una persona eccezionale con cui non avrei voluto avere poi un rapporto di lavoro e quindi di convivenza e quindi comunque di perenne rapporto padre-figlio, che sicuramente non avrebbe fatto bene né a me né a lui. Lui non ci teneva più di tanto, ma soprattutto era una persona che veniva dalla guerra, dal popolo, e che aveva fatto l'avvocato
diciamo, sfidando le difficoltà di quel tempo, perché fare l'avvocato significava fare la libera professione, se non avevi una famiglia alle Certo. spalle non era facilissimo. Quindi quando tra le cose che mi sono capitate, ho cominciato facendo fotografia, poi insomma, sono messo pure a dipingere, ho fatto qualsiasi cosa, poi a un certo punto mi sono incrociato il teatro a 19 anni circa e dopo un po' ho capito che era il mio mestiere, dopo poco, cioè mi sono sentito molto molto convinto, è una sensazione che non è che poi spiegare né esserne sicuro nel momento in cui lo senti, però era quello il lavoro che pensavo che mi piacesse fare. Poi ho scoperto dopo 30 anni che invece quel lavoro è connaturato in noi, quindi noi abbiamo sempre bisogno di farlo, e questa è un po' la tragedia della società civile, dove tutti vogliono fare gli attori ma non studiano per fare gli attori, perché credono che fare gli attori sia una cosa, fare l'attore sia una cosa facile, che tu vai lì quando c'è un ragazzo esuberante, ti dicono questo è nato per fare l'attore, io gli dicono guarda, questo è un bambino esuberante, gli attori di solito sono timidissimi e poi sono persone che fanno un percorso completamente diverso. E poi appunto ho cominciato subito, ho cominciato facendo l'aiuto regista. A 19 anni, a 21 anni ho fatto il mio primo spettacolo e poi da lì ho continuato fino ad ora, Infatti, grazie a Dio. come hai anticipato tu, hai fatto sia l'attore, il regista, lo sceneggiatore, insomma, hai spaziato. Quale di questi ruoli ti piace di più? Ok. Allora, la cosa che mi piace di più è scrivere, in assoluto, e come dice Paolo Sorrentino, la cosa bella di un libro non è pubblicarlo, ma proprio scriverlo, cioè il momento in cui stai lì e scrivi. È veramente una delle cose più appaganti che ci sia. Poi, diciamo, se sei confortato dal luogo in cui lo fai, è ancora più bello. Allora, ti dico una cosa Secondo buffa. te? Io ho fatto il regista di teatro per 43 anni, no, scusami, per 37 anni. Di seguito, senza mai salire sul palcoscenico. E facevo, e ho fatto per 35, 34, non mi ricordo quanti sono, invece l'attore di cinema e di televisione. E spesso mi chiedevano cosa ti piace di più, fare l'attore al cinema e in televisione oppure fare il regista al teatro. E io dicevo sempre, spiegavo quale fosse questa differenza. Dopo 37 anni ho deciso di andare in scena e di fare uno spettacolo da attore. E oggi ti posso rispondere che la cosa che mi piace di più è recitare in teatro, che era la cosa più lontana da me in assoluto. Sempre in questo libro raccontavo che avevo fatto solo una recita, perché quando ho scritto il libro non avevo ancora recitato in teatro. Avevo fatto un presepe vivente da bambino e mi tremavano le ginocchia per l'ansia che avevo. Chi facevi nel presepe Un pastureggio, vivente? come si Ah, ok. dice, non ero neanche, capito, un personaggio importante. E, mi ricordo veramente bene che avevo un gilet di pelliccia e un colbacco di pelliccia, era veramente fantastico. Ma avrò avuto 6 anni. E invece questa cosa che mi sembrava così lontana da me, appena ho cominciato a farla, ho capito anche tante cose che avevo capito facendo il regista, che avevo anche teorizzato sul lavoro dell'attore, ma non credevo che Secondo fosse così ammagante. Perché, ma tra l'altro ho fatto nel giro di 2 anni due spettacoli diversi, quindi uno totalmente monologante in jam session con una pianista, e quindi diciamo una cosa molto particolare che magari può essere appagante solo per quello. Poi invece mi ha chiamato Lorenzo Lavia quest'estate per fare uno spettacolo al Festival di Todi, dove facevamo un ruolo molto bello, ma uno dei 4 ruoli dello spettacolo, ed è stato altrettanto entusiasmante, proprio la voglia che hai di andare alle prove quando fai l'attore è incredibile. È la cosa più bella che c'è. Anche quando fai il regista, però quando fai il regista devi fare, devi
devi andare lì a fare un lavoro che è molto più ampio di un lavoro artistico o rappresentativo. Il regista è un artigiano, è anche un organizzatore, uno che deve tenere le fila della compagnia, che deve parlare con tutti, che deve avere una buona parola giusta per tutti quanti, che deve spiegare il progetto, quindi è molto più faticoso. Mentre invece quando fai l'attore vai lì e provi e tutti sono lì con te che provi, che ti aiutano, che ti appoggiano, che vogliono che tu dia il massimo, perché poi lo scopo è la performance, ovviamente. A proposito dei libri poi che hai scritto, uno in particolare, Manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista, tu parli appunto di questo ruolo dell'attore non protagonista e alla fine hai un rapporto molto particolare con questa figura. Diciamo, sei riuscito a fare di quello una forza, quelli di cui molti fanno magari una debolezza invece. E volevo da te, insomma, una cosa, parlaci un po' di questa cosa. Io ogni volta che ho preso questo libro, ormai è uscito da 3 anni, da 4 anni, e ho fatto un mare di presentazioni e ho sempre fatto lo stesso esempio che stranamente non ho messo nel libro, perché io poi sono molto amante delle religioni, insomma, leggo molte cose che riguardano tutte le religioni, e c'è questo concetto islamico, ma quasi sufi, che dice che una goccia tirata fuori dal mare è una goccia rimessa nel mare, mare. E il concetto che il libro esprime è questo, cioè noi siamo dentro alle cose e se le sappiamo vivere come si deve, troviamo il nostro posto dentro le cose e quindi ce ne impossessiamo totalmente. Infatti io faccio un esempio nel libro divertente, così molto meno serio di quello che ho detto adesso, cioè dico, certe volte la gente mi incontra per strada e mi dice: ieri sera ho visto il suo film. Perché è vero, cioè ti hanno detto, dice, ma come, il film è del regista? Certo che il film è del regista, dell'autore, di chi vuoi tu, però è il tuo film, lui ti ha detto che lui ti riconosce dentro quel film e ti riconosce come quel film, perché in quel momento che ti incontra, e questo rappresenta, diciamo, la soddisfazione, la serenità anche, no, con cui noi dobbiamo affrontare poi le nostre collocazioni, fermo restando il fatto che diciamo, io faccio poi anche all'interno di quel libro anche una critica molto seria al sistema italiano, ovviamente, no? Come la fa Boris, come la fanno tutti quelli, insomma, che riflettono su queste sul nostro lavoro, perché se uno scrive un libro non può scrivere un libro di gossip, cioè tanti scrivono libri di gossip, però se uno scrive un libro e vuole dire delle cose alla gente, cerca anche di fargli capire che le cose potrebbero funzionare meglio, che dovrebbero funzionare in un certo modo. Però non piangendo dietro al fatto che tu non fai il protagonista, perché magari uno ti potrebbe dire, ma magari non sei all'altezza di farlo, per esempio, no? Ma semplicemente spiegando che il modo in cui in Italia si è, poi tra l'altro io ho fatto il protagonista di un film, cioè il primo nome di un film l'ho fatto, però è chiaro che non fa testo, perché io lì parlo di una mentalità, un modo di pensare, che è tipicamente italiano, ma che è anche internazionale. In Italia è più malato, però esiste anche a livello internazionale. Nel senso che a un certo punto non si capisce perché qualcuno diventa protagonista, e il più delle volte questo non ha niente a che fare con le qualità dell'attore. Da un'altra parte, invece, faccio un esempio importante di un grande, una grande industria cinematografica, che è quella americana, che consente a un personaggio come Paul Giamatti, che io, diciamo, so di non essere bello come Raoul Bova, quindi poi ormai sono pure vecchio, quindi magari non potevo fare il protagonista, che molte volte è necessario che il protagonista sia bello. Ma perché? Perché tante volte non c'è il copione, non c'è la scrittura. Allora io faccio l'esempio in questo libro, dico, ma Paul Giamatti, che, diciamo, il Signore non gli ha dato questa, ora non si offenderà, non gli ha dato questa grande bellezza, fa un film da protagonista, è un attore strepitoso, sicuramente più bravo di me, di tutti noi e di tutti quanti, ma
fa un personaggio goffo, strano, che fa innamorare di sé delle donne di una bellezza sconfinata, una dietro l'altra, combinando dei disastri incredibili. Perché? Perché ha un copione. Perché il testo rende credibile il fascino di quel personaggio. Ci sono delle persone che si sono messe lì, hanno scritto un personaggio in modo che fosse un attore non bello, che avesse però un fascino straordinario interno, che gli era dato da quello che lui diceva e faceva, quindi da quello che era il racconto del film. Questo è un male dell'industria italiana, perché in Italia esistono purtroppo pochissimi sceneggiatori qualificati. E diciamo, non solo questo, ma è stata abbandonata una grandissima scuola di sceneggiatura, che era quella che veniva dal neorealismo e che comunque ha camminato fino a noi, perché io ho conosciuto pure Ugo Pirro, Scarpelli, però noi abbiamo perduto completamente questa scuola eccezionale che avevamo, e abbiamo cominciato a fare film che sono tante volte, ovviamente poi ci sono le dovute eccezioni, sia al cinema che alla televisione, sono delle operazioni. Delle operazioni in cui si decide prima il protagonista, poi si decide la produzione, poi si decide il regista, poi si decide lo sceneggiatore, e l'idea è il contrario. Si dovrebbe prima avere l'idea, poi scegliere lo sceneggiatore, poi trovare il regista, poi trovare gli attori, non l'attore, ma gli attori, poi scegliere il protagonista. Penso che io, quando ero più giovane, adesso non le faccio più queste cose perché sono più sicuro delle persone con cui lavoro, ma anche perché poi si cambia il metodo nella vita. Però io feci una volta nel 97-98, mi scena Giulio Cesare di Shakespeare, che testo che ha tantissimi attori, e fu una grande produzione che fece al Teatro di Messina, e chiamai 20 attori e a nessuno diedi il ruolo. Cioè li feci venire e gli dissi: se volete fare lo spettacolo, questa è la paga, e il ruolo lo decidiamo mentre lavoriamo, vediamo chi si guadagna il ruolo, chi è in grado di fare Marco Antonio, chi è in grado di fare Bruto, chi è in grado di fare questo e fare quell'altro. Questo, diciamo, è un metodo estremo che veniva da una scuola di teatro dei miei anni, diciamo così. Però se questo è un metodo estremo, è estremo anche l'altro. Certo. Cioè, non si può scegliere il protagonista e poi scegliere tutti quanti gli attori in base al protagonista. Sì. Tanto più che il protagonista viene scelto perché, come si dice volgarmente, è un nome. Allora io questo lo posso dire, che ringrazio di Dio solo un nome vorrei io. Questa è una è la morte dell'industria cinematografica, è la morte dell'industria televisiva, è la morte del teatro, la morte di tutto. Perché se tu pensi che quando metti in scena Amleto il personaggio c'ha 27 anni nel testo, e tu lo fai fare a uno di 50, io l'ho fatto fare a uno di 30, ovviamente, perché quello è famoso, già hai contraffatto tutto. Poi dice la gente a teatro si annoia, ma è logico che si annoia, perché non capisci un cazzo. È molto semplice, cioè, perché ormai si crede che il teatro sia andare in scena e declamare il testo, invece no, quella è una storia come tutte le altre, e deve essere credibile. Anche se si svolge in unità di tempo, di luogo e di azione, deve essere credibile. Tu non puoi vedere un personaggio che deve fare un ragazzo che invece è un vecchio, o viceversa. Sì. E intanto ci fanno notare che hai involontariamente citato Boris, perché hai detto molto italiano. Poi stanno già arrivando domande, poi ne passeremo a quello tra poco. E ti chiedo poi, tra tutti i lavori che hai fatto, questa è una domanda un po' difficile, tra tutti i lavori che hai fatto, secondo te qual è il tuo lavoro migliore e quello che invece ti sta più a cuore? Cioè quello che, sai? No, questo non lo posso dire, sai perché? Perché io ho fatto
Non so perché ho tolto qualche film dal mio curriculum, ma al momento sono 99 film, Perciò ho detto è un cioè po' 99 difficile. titoli, quindi è veramente impossibile. Devo dire che io ho avuto la fortuna, a differenza di molti attori italiani purtroppo, perché appunto il mercato non è florido, di fare in mezzo a questi 99 film tanti bei film, ma tanti. Per fortuna, cioè non tanto da rigo, io ti dico semplicemente i film che mi stanno più a cuore sono sicuramente i 100 passi, la trattativa di Sabina Guzzi, i 100 passi di Marco Tullio Giordano, tra l'altro scritto da Claudio Fava, che è un Secondo amico, te? L'uomo in più di Paolo Sorrentino, la trattativa di Sabina Guzzanti, dove faccio uno dei personaggi a cui sono più affezionato in tutta la mia vita. E che è stata un'esperienza eccezionale anche quella, proprio sul piano della produzione, sul piano dei rapporti tra il regista e l'attore, fantastico. Ma La mafia uccide solo d'estate, ma Libera di Pappi Corsicato, un film di 30 anni fa, i film indipendenti che ho scritto insieme a Francesco Calogero e che lui ha diretto, tipo La gentilezza del tocco, Visioni private. Adesso guarda, non me ne vengono in mente. È chiaro che poi ho fatto anche dei bei prodotti televisivi, perché oltre Boris, che sto lasciando da parte perché è chiaro che devo fare un discorso a parte su Boris, ho avuto la fortuna di fare l'ultima serie di Mattia Torre, che è La linea verticale, che è un capolavoro assoluto. E sicuramente me ne sto dimenticando decine, perché così come non ti potrei dire, è chiaro che se tu mi dici qual è lo spettacolo più bello che hai fatto nella tua vita, io ti dico Amleto, ma perché te lo dico dal mio punto di vista, nel senso che per me è stata l'esperienza, cioè fare Amleto è veramente un punto d'arrivo, no? È una cosa, ci sono grandi registi che molto più bravi e più importanti di me che non sono riusciti a fare Amleto in tutta la loro carriera, perché è un spettacolo difficilissimo che richiede tutta una serie di condizioni, però sicuramente io ho fatto degli spettacoli che per me sono stati importanti, tipo L'istruttoria di Claudio Fava, dove tra l'altro avevo due giovanissimi attori che si chiamavano Claudio Joè e Donatella Finocchiaro, che poi sono diventati due attori importantissimi del cinema italiano, che sono proprio, erano due ragazzi. E che era uno spettacolo sull'assassinio di Giuseppe Fava, straordinario, tratto dagli atti del processo, così come Il mio nome è Caino, che ora porto in giro come attore, l'ho fatto anche da regista, poi ho fatto Giulio Cesare, ho fatto Antonio e Cleopatra. Come fai a dire qual è la cosa più bella o più importante che hai fatto? No? Così come non puoi trascurare il fatto che io ho fatto tra l'altro un'ottima commedia. Ho lavorato più volte anche con il regista di Quo Vado, che è Gennaro Nunziante, che è il film di Checco Zalone, che è un genio secondo me, tra l'altro, che è l'incasso più alto della storia del cinema italiano. Quindi cioè, mi de devo pensare anche a quello, il nostro lavoro non è fatto soltanto di delle cose che più ci piacciono, cioè di Certo. quelle che hanno una grande urgenza, ma anche quelle che hanno una grande urgenza, come perché sto dicendo Checco, ma in realtà, come sapete, lui si chiama Luca, è una persona che ha delle cose da dire. Io ho trovato, per esempio, il suo ultimo film che ho sentito tanto criticato, Sì, bellissimo, quello lì sugli anch'io. immigrati, l'ho trovato Sì. fantastico, e quindi quella popolarità per il nostro lavoro è importantissima, non dire prendersi in giro, no? Perché negarsi questo è stupido, così come sono importanti le serie popolari che ho fatto, tipo Squadra Antimafia, Distretto di Polizia. Io ho fatto Borsellino, che fu il primo record d'ascolti della storia della televisione, fece 12 milioni di spettatori, una cosa epocale per quei tempi. Quindi ti ripeto, non posso dire questo, posso dire che ecco, visto che ho detto Amleto, dico che
uno dei testi più perfetti, o forse il più perfetto, forse insieme alla linea verticale, che ho potuto recitare nella mia vita di attore, è Boris. E il progetto a cui ho aderito quando non c'era diciamo, nessun segnale se non 20 fogli di carta scritti, che era la prima sceneggiatura, no? 20 fogli saranno stati 100, comunque insomma quello, che era la prima sceneggiatura, e quando io la lessi mi avevano proposto una fiction in Rai per cui avrei guadagnato il doppio e avrei lavorato la metà. E io chiamai la mia agente, che è una grande agente, una grande persona, che aveva letto tutti e due i copioni, e le dissi: io, tu sai, quando parli con una agente comunque anche lei ci guadagna dai soldi che guadagni tu, per cui ho detto: io farei quello perché è scritto da Dio. E le ho detto: ma non si discute, si fa quello perché è troppo troppo bello. E lo vedevi già sulla carta, cioè ti accorgevi immediatamente che era. E quindi quella, diciamo, al di là della bellezza, del successo, della popolarità, della qualità, della critica intellettuale, politica straordinaria che c'è in Boris, anche il progetto, il modo in cui è stato fatto, il modo in cui sono stati scelti gli attori, il modo in cui è stato scritto, quello che è diventato, quello che sono diventati tutti quelli che stavano là dentro, fino al produttore che era Lorenzo Nieri, che è diventato il produttore più importante che c'è in Italia, o quasi, diciamo. Fabrizio Salini, nessuno sa che Fabrizio Salini, attuale direttore generale della Rai, era il produttore di Fox che disse sì a Boris, guarda caso. Quindi quando si mettono insieme, si crea una congiuntura così eccezionale, e viene fuori la roba bella. Però la mia critica è sempre quella che, perché questa congiuntura è eccezionale e non è invece ordinaria, perché così dovrebbe essere. E visto che ne hai parlato, secondo te qual è la forza di Boris? Cioè, nel senso, la forza della scrittura, non esiste altra risposta. No, perché sinceramente a mente non ricordo serie così uscite nel 2007, quindi 14 anni fa, ad essere ancora così attuali. Cioè, nel senso, Boris è stato scritto da tre persone geniali e tecnicamente capaci di scrivere una sceneggiatura perfetta. E quando dico perfetta, nel senso che Boris si impara a memoria come si impara a memoria Shakespeare, cioè subito. Perché è talmente ben scritto. Guarda, ti dico una cosa, ti faccio un esempio molto calzante. Qualche giorno fa mi è arrivato un provino di un film americano in siciliano, cioè dove io dovrei, diciamo, magari, speriamo, se mi prendessero, dovrei recitare in Sicilia. E era tradotto dagli americani. Quindi appena io l'ho visto, mi ho detto: mamma mia, ho pensato, devo fare un lavoro pazzesco qua perché lo devo riassestare, eccetera. Poi, e leggendolo, mi era sembrata pure una cosa, cioè, che aveva avuto qualche dubbio. Poi ho visto che c'erano dei produttori importantissimi, e ho detto: beh, non credo che sia una cazzata. E allora mi sono messo e l'ho ripulito, diciamo, accorgendomi tra l'altro che non era poi così malvagio il dialetto, quindi avevano evidentemente, essendo persone serie, consultato qualcuno che fosse veramente siciliano e che aveva, magari con una memoria non troppo fresca, tradotto questa cosa. Appena l'ho sistemato, lo sapevo già a memoria, perché i film americani sono perfetti. Perché la perfezione a cui io mi riferisco non è solo la genialità, perché Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Pedrusco sono tre geni e questo è indiscutibile, però hanno studiato, cioè seguono un percorso tecnico. Cioè, la struttura di Boris è una struttura impeccabilmente narrativa. Non è
innovativo, cioè non è quelle cose che girano certe volte i ragazzi, gli americani con le inquadrature così a schiaffo, tutta un nuovo linguaggio, no, è campo e controcampo, perché è una storia scritta come si deve, con tutto quello che serve, e poi con un talento comico pazzesco. Quindi una serie, un film scritto bene è quello che ti rimane in testa praticamente. Certo. Quello che ti entra subito. Poi voglio dire, la sceneggiatura è il demiurgo del film, no? È il dio del film. Se non funziona il demiurgo, quello che viene fuori dal demiurgo viene fuori brutto, cioè viene fuori male. Tu puoi... puoi anche riuscire a fare un bel film da una cattiva sceneggiatura. È molto difficile, molto difficile. Però lo puoi riuscire a fare, qualche volta è successo. Ma non potrai mai fare un brutto film da una bella sceneggiatura. È troppo più forte. Quindi giustamente è la cosa più importante, proprio a prescindere. E vabbè, visto che mi hai dato l'assist, i ragazzi pure fremono, a questo punto io andrei con un paio di domande su Boris e poi passiamo ad altro, come io volevo parlare anche un po' del ruolo magari della in alcuni film o serie, che tra l'altro hai anche fatto tu, della mafia e della criminalità organizzata. Per esempio mi viene in mente, te la faccio adesso questa domanda, dai. Tu hai interpretato personaggi come per esempio Ninni Cassarà, Oreste Leonardi, e... prima cosa ti chiedo com'è stato interpretare queste persone, che sono due vittime di Cosa Nostra praticamente, uno ucciso dalle Brigate Rosse e l'altro da Cosa Nostra, e com'è stato interpretare queste persone che alla fine non sono personaggi, sono persone realmente esistite e che realmente sono morte per mano di qualcuno? Guarda, ti potrei rispondere ti ripeto, anche questa è una cosa che ho già raccontato in quel libro che tu citavi, e quindi poi tu sei stato molto puntuale che mi hai chiesto proprio due personaggi, perché ne ho fatti tanti. Di personaggi realmente esistiti, però Cassarà e Leonardi sono due casi diversi, perché Cassarà, insomma, io ne avevo un ricordo personale, quindi fortissimo, ed è stato impegnativo farlo, perché non tanto fare il personaggio, fare proprio la morte, perché a parte che c'è stata una cosa per cui quando tu fai quelle scene c'hai i colpi in entrata addosso, che comunque ti mettono ansia, perché sono cose che esplodono, no? E quindi ovviamente ci fu anche in questa vicenda una cosa comica, perché come sempre nel cinema italiano succedono le cose a cazzo, per cui è arrivato la controfigura, che doveva fare proprio non la scena, ma doveva fare la caduta a terra, semplicemente quel momento là. E ovviamente non è che quelli che hanno mandato la controfigura hanno chiesto la mia foto, cosa, io tra l'altro ero giovane, non ero nessuno, quindi se ne sono proprio fregati alla grande. È arrivato uno che era un toro alto 20 centimetri più di me, con un collo così, anche Benne Tavarelli, che è anche un mio amico, quindi insomma ci sfottavamo un pochino sul set. Lui è venuto con un risolino e fa: la devi fare tu. E mi costrinse a fare questa cosa, che chiaramente mi mise ansia. Quando poi venne l'attrezzista, con quel fare che hanno gli attrezzisti romani, e mi disse: Brusca, non ti preoccupare, tu mettete la giacca, poi lo vedi qua sto pulsantino, quando te spannano tu lo schiacci e te butti per terra. E in quel momento a me mi scoppiavano 20 colpi addosso, con tutti quelli che mi sparavano contro, altre cose, cioè. Però io in quel momento mi ricordo distintamente che ho pensato a lui, cioè ho pensato a lui, che io sapevo da un mio amico che gli aveva sentito dire che lo avrebbero ucciso su quelle scale, perché questo mio amico non è una balla da attore che sto dicendo, questo mio amico era un militare che aveva accompagnato il suo
colonnello, che da Messina a Palermo, perché il colonnello era il cognato di Cassarà. E quindi quando si incontrano sotto casa sua, davanti alla scalinata, che poi non è stata riprodotta nel film che ho fatto io, lui gli disse: vedi, qua mi ammazzeranno. Dice, e quello ha detto: ma che cazzo stai dicendo? Dice: certo, perché qua sono scoperto. Perché lui era un pistolero. Cassarà era praticamente un soldato. E quindi mi sono ricordato di questa cosa e ho detto: vabbè, cioè alla fine che cazzo mi può succedere? Mi faccio male, muoio pure io, meglio. Ci ho pensato, dico: vabbè, lui è morto. Proprio con una coscienza tale, allora se lo dobbiamo rappresentare, lo dobbiamo rappresentare. Se uno rischia qualcosa, non fa niente. Lui era quello che disse a Borsellino: siamo tutti cadaveri che camminano. Quindi era una delle persone più sicure di andare verso la morte, come quasi tutti loro. Però lui proprio ce l'aveva chiaro perché era il più vecchio, anche quello che lavorava da più tempo a queste cose. Leonardi è stato pesantissimo. Leonardi è stato più pesante di Cassarà perché, nonostante fosse un personaggio completamente diverso, tra l'altro torinese, così l'abbiamo girato. Intanto, io mi ricordo molto bene di quel giorno, del rapimento Moro e dell'omicidio della scorta. Proprio benissimo, avevo 14 anni. E fu una cosa completamente sconcertante per noi, soprattutto per noi ragazzi che eravamo di sinistra, perché lì cominciò a morire la sinistra, no? Essere uccisa proprio. E siccome l'abbiamo girato lì, dove c'era proprio la lapide, è stato pesante. Tra l'altro, non tutti sanno che Francesco Pannofino è stato testimone oculare dell'omicidio Moro, Ah, infatti non lo dell'omicidio sapevo. dei. È una storia che lui ha raccontato, lo posso dire perché l'ha raccontata, ha scritto anche una canzone perché Francesco è anche un bravo cantante. E lui abitava lì e proprio stava all'edicola dove sono passate le due macchine, è stato anche interrogato perché non so cosa abbia visto, adesso non me lo ricordo, però era là. E poi mi è successa una cosa bellissima perché una volta, poi quando andai a presentare, oddio, scusate, No, questo ti è il preoccupare. citofono del mio studio dove c'è pure mio figlio che lavora di là, che vuole fare il regista di cinema. E quindi sono andato a presentare questo libro a Ostia, in un bel lido elegante di Ostia, e mi si è presentato un signore in costume da bagno perché era estate, bello, occhiale nero così, distinto. Mi fa: scusi, le posso dire una cosa? E io dico: certo, pensavo che fosse uno che era venuto lì per il libro oppure che mi aveva riconosciuto, mi voleva. Mi disse: lei ha interpretato mio padre. Scusate. Ogni volta che racconto questa storia non riesco poi ad andare avanti, perché era il figlio del commissario Leonardi. E quella è stata. Cioè lì ringrazio veramente Dio di aver fatto questo lavoro, perché sono cose bellissime, per lui poi ci siamo abbracciati, insomma, è stato pazzesco. Sicuramente questi sono stati i due personaggi più importanti da questo punto di vista che ho fatto al cinema e alla televisione. Poco si fa purtroppo su questo, poco, perché questo paese è un paese ancora pieno di misteri, sempre pieno di misteri e pieno di brutta gente. E invece per quanto riguarda magari il ruolo di Gomorra, per esempio, la serie, no? Che molti hanno mosso delle critiche a Gomorra per dire la serie incita i giovani a imitare. Che ne pensi di questa critica che è stata mossa a Gomorra per dire, perché mi viene in Questa è una mente cosa che possono dire solo le persone che non hanno studiato, perché non esiste un personaggio mitico che non sia un personaggio negativo. Scusa, Sì, non ti scusate, mi preoccupare, non ti scuso con preoccupare. tutti. C'è Sì, non ti preoccupare. il citofono, io sto facendo un'intervista. Scusate.
scusa. Non ti preoccupare. Siamo una volta era il bello della diretta, ora è il bello del Covid, nel senso che è tutto online, case, uffici, cose, studi, cioè. È una sciocchezza, è una sciocchezza abnorme, no? È come dire che Prometeo è un personaggio negativo e che incita l'uomo ad andare contro Dio, ma cioè, solo un imbecille può dire una cosa di questo genere. E Gomorra, tra l'altro, è una serie scritta, diciamo scritta, tratta da uno scrittore impegnato politicamente che, secondo me, tra l'altro, in questo momento è uno dei pensatori più intelligenti e più seri e più vilmente criticati che ci sono in questo paese, perché viene attaccato proprio nel modo come sempre, perché poi ognuno c'ha il suo karma, lui viene attaccato in modo mafioso, quindi non c'è niente da fare. E se ha scritto Gomorra non l'ha scritto certo per incitare i ragazzini a delinquere. È chiaro ed evidente che l'imbecille trae da quello, è successo anche, prima citavo Claudio Gioè, io facevo uno spettacolo con Claudio Gioè a Palermo, facevamo l'istruttorio dove lui appunto faceva questo personaggio che raccontava la storia di Giuseppe Fava, assassinato dalla mafia, e aveva fatto il capo dei capi, e quando passavano i delinquentelli con le vespe, noi stavamo camminando per Palermo, urlavano Zutotò, Zutotò, perché quelli erano esaltati, perché quella era Totorina, ma perché quelli sono dei depravati, mica che diventi depravato perché ti vedi Claudio Gioè che fa Totorina. La storia si racconta sempre dalla parte del cattivo, per due motivi, uno tecnico e uno essenziale, cioè il cattivo è quello che fa la storia, il progenitore dell'uomo è Caino, non è Abele, e narrativamente il cattivo è ovviamente più agito di quanto non lo sia, certo, il buono. Prova ne è che Shakespeare, per scrivere la più grande riflessione della storia del teatro, cioè essere o non essere, scrive una miserrima storia di vendetta. Sì. E allora adesso volevo passare un attimino a Boris. Abbiamo parlato prima dei... Ora però io ho paura e devo fare una cosa, perché vedo la carica del telefono che viene giù, perché purtroppo se tu mi aspetti, se voi mi aspettate un secondo, vai. Io lo metto in carica, aspettate. Sì, sì. Così non rischiamo. Tutto molto casalino. Sì. Eccoci. Ora mi sentite? Sì. A posto. Vai avanti. Abbiamo parlato, dicevo prima, dei personaggi secondari, protagonisti, non protagonisti. Secondo te chi è il vero protagonista di Boris? Beh, perché effettivamente non... è Francesco, ovviamente. Perché all'inizio viene presentato poi come Alessandro, di cui anche ci fanno vedere poi le vicende al di là del set. No, infatti, che vuole... allora il discorso è questo. Alessandro nasce come protagonista e non lo so quantitativamente se lo è anche lui, nel senso comunque Alessandro ha una presenza non indifferente e diciamo parte tracciando quello che si chiama, diciamo tecnicamente, il profilo dell'eroe, cioè lui arriva lì e la sua vita viene sconvolta dal fatto di essere entrata in quella situazione. Questo è tecnicamente un passaggio essenziale della scrittura cinematografica, ma anche teatrale. Si chiama, diciamo, è quella parte che sta tra l'inizio di una storia e il cosiddetto evento dinamico. L'evento dinamico è l'evento che sconvolge la vita dell'eroe. L'eroe in questo caso è Alessandro, perché Francesco è già lì, non arriva in quella situazione, no? Sì. Quindi da questo punto di vista il protagonista è lui. Poi succede, perché ogni cosa poi si trasforma in ciò che accade, che non rimane al suo principio, succede che per tutta una serie di congiunture che vanno dalla
discussa bravura e simpatia di Francesco, che però è, a cui è pari anche quella di Alessandro Tiberi, che è un attore eccezionale. Ma la figura del regista si impone lentamente nel racconto. Perché? Sia perché lo spettatore identifica nel regista il capo, e il capo diventa un'attrazione, ovviamente, e sia perché gli stessi scrittori che sono registi alla fine hanno scritto la storia del regista. Infatti il protagonista del film è indiscutibilmente Francesco, e lì lo è anche tecnicamente. Nel corso della narrazione invece televisiva, secondo me si è verificato questo passaggio. Ciò non toglie che, se volessimo fare una cosa esegetica, non tecnica, ma addirittura proprio a capire il motivo profondo delle cose, potremmo sostenere che il vero protagonista di Alessandro è l'antagonista, è Francesco. E intanto ci scrivono: padre Gabrielli, personaggio più assurdo di sempre. Non ho sentito. Dico, ci scrivono: padre Gabrielli, personaggio più assurdo di sempre. Beh, ma padre Gabrielli è meraviglioso, perché per fare quel personaggio Corrado fece il provino. Ah, cioè lui... Perché praticamente lui doveva fare Mariano, sì, un personaggio stupendo che io adoro, quello che... E dove lì, per esempio, ora parlavamo di Alessandro Tiberi, cioè lì c'è una delle scene più belle della storia della televisione italiana, quella quando lui sta con la mazza da baseball e Alessandro, e lì, beh, Corrado fa morire, ma si sa, ma è Alessandro che tiene quella scena, che fa diventare quella scena epocale, no? Con quelle sue faccette, con quella disperazione, quel terrore, che dice quattro battute, è meraviglioso, no? Però a un certo punto c'era questo problema, doveva esserci il padre Gabrielli. Allora Corrado disse a una cena così, dice: no, lo faccio io. E loro, i ragazzi, gli sceneggiatori, dissero: no, non lo puoi fare tu, perché questa è una serie TV. Ma già avevano iniziato a fare qualche provino a qualcun altro per il ruolo di padre Gabrielli? L'avevano già fatto, sì, no, ma pensa che addirittura io la so bene questa storia, perché telefonarono a me. Io gli diedi anche dei nomi, che ora non posso fare perché non sarebbe carino. Certo. Ma più di uno, 4-5 persone che erano adatte, magari uno era perfetto, però era un rompicoglioni, quell'altro che si... Insomma, alcuni sono stati provinati. A un certo punto Corrado disse queste cose, e loro giustamente si opposero dicendo: non ci possono essere dei personaggi dentro la serie che già c'ha i suoi personaggi, no? E stesso motivo per cui dissero no a un mio amico, di cui ancora non faccio il nome, famosissimo, che voleva assolutamente fare una parte in Boris, anche solo un passaggio, e non gliel'hanno fatto fare perché era uno che era un comico troppo riconoscibile, eccetera. E mentre la fecero fare al grande Paolo Sorrentino, che si piegò a questa cosa orribile, che lui arrivava e lo chiamavano tutti Garrone, cioè una cosa geniale, assolutamente geniale. E quindi sto dicendo, il fatto Corrado disse: va bene, fatemi un provino. E si presentò. Ma il personaggio poi era già scritto, cioè doveva già essere così, oppure poi se l'ha inventato Corrado? No, il personaggio era scritto. Era quindi già era così. Sì, ma era così. Era quello, solo che lui lo voleva fare lui. Ma la cosa più bella fu che quando ci fu la proiezione della prima puntata della seconda serie, che fu al Festival di Roma, al Festival della Fiction di Roma, a quei tempi era direttore artistico il grande Steve Della Casa, e ci fu questa proiezione a, non mi ricordo se era all'Adriano, così c'era un mare di gente che già dopo la prima serie ha avuto molto successo, e a un certo punto mi venne incontro un attore molto carino, così qua, insomma, che vedi sempre alle cose pubbliche,
E lui fa, dice, ah, bello, Nini, complimenti, guarda, c'è. Ma che bello, che bravo. Ma poi chi l'ha fatto il prete? Che io ho fatto il provino. Io lo guardo e dico, ma come chi l'ha fatto? Quello era Corrado. Corrado. Perché era... No, è irriconoscibile, infatti... Irriconoscibile, poi il lavoro che faceva a livello attoriale. Sì, sì, fantastico. E quindi alla fine era già scritto così, cioè non era già programmato per fare il prete un po' sul napoletano, però napoletano anche detto. Beh, guarda, ma... c'era il figlio, no? Quello è tutta roba scritta, mica te la puoi inventare. No, no, pensavo che il personaggio l'avesse fatto suo proprio Corrado, poi... No, no, avendo no, fatto no, il provino. No, 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 loro, le sceneggiature di Boris sono blindatissime. Beh, è chiaro che poi ognuno ci mette... vabbè, certo. Non solo ci metti il tuo, poi i personaggi siamo noi. Cioè, poi te, quanta somiglianza c'era col la set? Madre, è la madre del personaggio, no? Lo partorisce, poi l'attore diventa il personaggio. Cioè, infatti, nel retrocopertina di quel libro io ho scritto: quando un personaggio ti cambia la vita, quello è un personaggio da temere. Se no, quando interpreti un personaggio che ti cambia la vita, costui è un personaggio da temere. Perché inevitabilmente tu sei lui e lui è te. Vero. E quindi... prima hai accennato qualcosa sulla tua scena preferita, proprio quello ti volevo chiedere. La tua scena preferita della serie, quella magari con Duccio e senza Duccio? Questa è una bella domanda, sono tante, ti dico le prime due che mi vengono in mente. Allora, quella senza Duccio... Non ti posso dire sicuramente, ah, però beh, no, certo. Quella proprio che mi viene in mente sempre e che rivedrei senza soluzione di continuità è Sermonti che vuole fare Fini nel film e cerca di infilarsi dentro il set e Alessandro lo placca. Bellissimo, a me di quella scena fa impazzire la corsa dopo che fa Sermonti, perché fa quella corsa con la testa bassa che sa di aver fatto una stronzata. È quella la cosa che mi fa più ridere di quella scena. E invece la scena preferita tua con Duccio? Quella di Duccio che amo di più, penso, diciamo appunto, è quella che amo di più perché è una scena dove ci sono tre attori, fatto salvo me, diciamo che non sono un attore, tre attori che recitano quella scena in un modo pazzesco, e su tutti Paolo Calabresi, che non dice neanche una battuta. Ed è quando io cazzio mortalmente il povero Carletto De Ruggeri, dicendogli che sta facendo una fotografia di merda, che non capisce niente, eccetera, eccetera, e che e mentre gli faccio questa cazziata, Paolo mi chiede se si può riprendere lo schiavo. E io glielo consento, e lui dice no, lo schiavo no, e Paolo fa soltanto dietro, fa semplicemente questo gesto che per me muoio quando arrivo. Ah, invece la mia scena, a questo punto approfitto per farti anche una domanda, la mia scena preferita con Duccio sono quelle con Monte Carlo. Per me uno dei personaggi preferiti della serie è Monte Carlo. Quindi adesso voglio sapere da te, per me, lui quando dice, tu dici, la battuta l'abbiamo trovata sul Lungotevere. Io poi a un certo punto sono arrivato a pensare che veramente lì fosse un vecchietto che voi avevate trovato per strada e gli avevate chiesto di fare questa parte. Cioè, com'è nato il personaggio di Monte Carlo? Chi l'ha pensato? No, ma non esiste. Cioè, è sempre. Allora, certo. Non sono stato chiaro. La sceneggiatura di Boris è blindata. Cioè, tutto quello che voi avete visto è tutto scritto. Poi lui è stato scelto, quello non era un attore, è stato scelto per le sue sembianze, per le sue. Non mi ricordo dove lo hanno trovato. Però sono andati a cercarlo e l'hanno trovato. Come fanno i veri maestri, come poteva fare Pasolini quando si metteva in testa. No, perché è apparentemente una scena che non aggiunge niente alla fine alla serie, ma è bellissima. No, è una scena, ma secondo me aggiunge invece. No, apparentemente, infatti. Cose su tutti i personaggi, perché quando Duccio dice a lui che lui è il suo migliore amico, dice una cosa importantissima, perché. Un attimo, si è disattivata la webcam. Ecco che qua. Che dici? Vai. No, c'era una telefonata. Sì. Dice una cosa importantissima perché
dichiara la solitudine di tutti i personaggi di Boris, non solo di Duccio. Cioè, la cosa orribile che c'è in quel racconto, che è un racconto eccezionale perché racconta tutto il cancro del nostro paese, non della televisione, del cinema, del paese completamente, è che sul luogo di lavoro non sono amici tra di loro, che è la cosa peggiore che possa succedere, capito? È quello che non fa funzionare un cazzo. Cioè, così come la scena in cui la buonanima, che qui ricordo con grande affetto di Itala, della Fiorentini, sì, della Fiorentini. Che nel film si chiama Itala, Roberta Fiorentini, dice io sto con non mi ricordo quale funzionario che Romanelli diceva, che era? Romanelli, tu sei tutta a memoria. Cioè, no, perché come hai detto tu prima, la memoria. E quindi tu sei fottuto. Cioè, lì la cosa importante è stare con Romanelli oppure stare con quello, fare Machiavelli, cioè tutti i rapporti umani non esistono. E questa è una cosa verissima. E i rapporti umani non esistono sui luoghi di lavoro dove le persone non sono competenti. Perché quello che porta al litigio, quello che porta al disagio è l'incompetenza. Se tu lavori con gente che sa fare il suo lavoro, anche il più umile, stai bene. Non è vero che ci sono lavori, cioè è chiaro che ci sono lavori più belli e meno belli, ma non è vero che ci sono, che il lavoro umile non può essere piacevole. Perché chi lo fa con competenza, lo fa con amore, lo sa fare e non litiga con nessuno. Mentre invece quello che racconta Boris è una situazione in cui ognuno è fuori posto, e in questo paese questa cosa succede con una regolarità imbarazzante. Infatti dicono anche come il disabile col padre di sinistra, il ragazzo disabile che arriva sul set, il fan, che poi... No, di sinistra, il padre dei Verdi, scusa. Dei Verdi. E quindi viene poi appellato catalitico, lui, cioè catalitico, gli dice. Sempre in modo goliardico, giustamente, perché... Poi, a parte che ci chiedono anche secondo te come sarebbe la vita di Duccio al di fuori del set. Ma io anche su questo ho scritto un capitolo che si chiama Duccio chi sei. Secondo me Duccio era un grande direttore della fotografia che poi, come diceva De André, ha imparato a sparare con le bombe a mano. Cioè, a un certo punto ti stanchi di... Perché purtroppo succede anche quello, che qualcuno si stanca di fare le cose come si deve perché quello che c'è intorno lo surclassa, lo nausea a tal punto che ci entri dentro, cioè che lo assecondi, che fai... Alla fine dice vabbè, allora facciamo come dite voi, sti cazzi, questo è Duccio. E sicuramente... È capace, ma questo si vede anche dal rapporto con René, che è un rapporto scuro, no? Perché anche lì ci sono queste cose che sono successe, ma che non sono mai cose di amicizia. Quando lui gli dice, abbiamo girato la scena di quando lui gli dice che cosa ricorda di quello che è successo in Marocco. Io sono andato da uno degli autori e gli ho detto: scusa, ma che cazzo è successo in Marocco? E quello mi ha detto: boh, giustamente, perché. Non importa, cioè non era importante che fosse successo qualcosa, ma semplicemente che il loro rapporto fosse costellato di questi momenti sempre drammatici in cui avevano rischiato di essere fatti fuori da questo sistema, in cui appunto per vivere devi semplicemente galleggiare, devi semplicemente fare quello che ti dicono di fare, e poi chiaramente innesti il meccanismo perverso di Duccio, che poi tra l'altro non ci dimentichiamo che Duccio è un drogato vero, cioè un drogato droga pesante, e quindi è una persona che ha una problematica di necessità di distrazione dalla vita, perché chi è tossicodipendente, non sto parlando ovviamente delle droghe leggere, ma chi è tossicodipendente è il più delle volte una persona che ha un disagio umano e sociale importante. Infatti ci dicono anche quando cita la famigerata cauzione a René mentre sta cercando i 1600 euro. E poi in riferimento a quello che dicevi prima del personaggio di Duccio, ci chiedono anche se alla fine
la reputi una cosa positiva o negativa essere legato al personaggio di Duccio, così legato anche nell'ultimo periodo, soprattutto che tra i giovani magari della mia età sta avendo sempre più successo. Quest'ultimo periodo dura da 13 anni, quindi Tra l'altro. non è un problema, nel senso che se fosse stato faticoso conviverci sarebbe stato. Poi vedi, Boris ha un'altra caratteristica ancora più straordinaria, che è un grande successo popolare di una cosa di qualità. Quindi persino i fan di Boris, che sono tantissimi e che appartengono e si comportano da fan di Boris, cioè sono persone carine, per bene, che ti si avvicinano sempre, come hai fatto tu quando mi hai cercato per questa intervista. Una volta eravamo a Cuneo, che faceva un film di Beppe Lo Console con Alessandro Di Beri, e a un certo punto mi si sono avvicinati i due, io me la sono goduta queste cose, mi sono avvicinati sotto Cuneo, una città bellissima, c'erano sti portici stupendi, io camminavo sotto sti portici. E si sono messi accanto a me, timidissimi, mi sono detto: scusi, lei è il bruschetto, fa quello che fa Duccio, no, siamo dei fan di voce. E io, mentre loro parlavano, godevo del fatto che non si erano accorti che c'era Alessandro accanto a me. Quindi, praticamente, appena io l'ho fatto, mi sono spostato e gliel'ho fatto vedere, stavano svenendo. E gli è andata meglio quella volta Alessandro, che di solito poi ci regalano cose, sono sempre affettuosissimi. Che questi qua, io, i miei figli sono una laureata e l'altro già fa il regista, e praticamente invece Alessandro aveva i figli piccoli, e questi qua c'hanno un negozio di giocattoli per bambini, l'hanno riempito di giocattoli. Quindi insomma è un piacere, non è una cosa. Non è che ti bollano con quella cosa lì, poi sai. Vabbè, sta anche alla bravura dell'attore, poi, come hai fatto tu, insomma, a non. Perché ci sono casi in cui l'attore è rimasto imprigionato nel personaggio. Ma guarda, secondo me succede molto raramente. Ogni tanto succede se l'attore è scarso, nel senso che se l'attore indovina un personaggio e basta, Certo. allora succede una cosa di questo genere. Oppure se addirittura l'attore non è un attore, perché tante volte ci sono dei bei personaggi interpretati da persone che non sono attori e che quindi poi Secondo si te? esauriscono con quel personaggio lì. Oppure. E questo vale per le grandi serialità, quelle veramente lunghe e interminabili, ma lì c'è un altro problema, cioè lì c'è il problema del tenore di vita. Nel senso che il bello del lavoro dell'attore è che puoi anche guadagnare tanti soldi, ma puoi anche guadagnarne molto pochi, e questo può succedere a tutti, non è una cosa che riguarda gli attori sfigati, gli attori famosi. Cioè un attore può crollare da un momento all'altro e può avere successo da un momento all'altro, perché questa è la storia. Cioè, poi ci sono quelli che, diciamo, mantengono una media professionale, diciamo, più o meno standard, ma ovviamente non faticando, ma semplicemente facendo per bene il proprio lavoro, senza farsi prendere anche dalle ansie. Se tante volte io vedo i miei colleghi, dicono: ah, io non sto lavorando da un mese, io se tu io non lavoro per un mese e tu mi telefoni, io dico: sono in vacanza, perché penso che poi riprendere, cioè, dire, è una vita che lavoro, mi auguro di continuare a lavorare. Poi ti può succedere appunto anche una cosa di questo genere, però che cos'è? Che questa insicurezza tante volte non ti fa uscire dalle lunghe serialità. Perché se tu fai, no, adesso non voglio fare nomi, manco titoli, ma fai una serie che dura 20 Infatti hanno detto in chat gli attori di Beautiful che hanno praticamente preso un posto fisso facendo quella serie, hanno detto. anni. Esatto, cioè se tu fai per 10 anni una serie, al decimo anno arrivi a guadagnare una cifra significativa, cioè guadagni più di quello che guadagni un magistrato di un certo livello, no? E poi ti voglio vedere al decimo anno, quando quelli ti fanno un contratto per altri 5 anni, a dirgli no.
Certo. E allora questo chiaramente certe volte non è che ti attacca il personaggio, ma relega l'attore in quel personaggio lì. Io ho fatto delle lunghe serialità, per fortuna, di passaggio, oppure ho cominciato Squadra Antimafia e poi sono uscito alla 10ª puntata, ho conosciuto Claudio Gioè dopo 12 puntate, e quella faceva parte della storia, ma per noi andava benissimo, no? Perché non ci legavamo per troppo tempo a quelle cose lì. E poi ho conosciuto invece nelle lunghe serialità dove sono entrato, magari ho fatto un anno, no? Degli attori straordinari che purtroppo non sono semplicemente degli attori di quelle serie lì, e che però invece sono bravissimi. Alcuni addirittura sono anche sottovalutati. Certo. E sempre su di Boris, altre due domande che ti volevo fare. Il personaggio secondo te, abbiamo detto che è perfetta, ok, però se il personaggio secondo te è scritto meglio, e quello senza il quale la serie non sarebbe la stessa, Duccio a parte, così. Beh, ovvio. No, quello scritto meglio non si può dire. È chiaro che la serie senza René non esisterebbe. Vabbè, certo. Quello è normale. Però, capisci, è una bella domanda, perché è una domanda trabocchetto, perché bisogna per forza dire che non è possibile dirlo, perché ecco, quando un regista in Italia ti vuole proporre un ruolo di merda, ti dice che è un film corale, e poi tu lo leggi e dici: no, guarda, non è un film corale, questo è un ruolo di merda. Invece Boris è un film corale. Infatti Boris ha restituito il successo a tutti gli attori che l'hanno fatto. Vero. E questa è una cosa, diciamo, emblematica, perché poi, voglio dire, ognuno di noi in modo completamente diverso. Cioè, io e Francesco siamo tra i più grandi di Boris come età, e quindi avevamo già una carriera alle spalle, sì. Ma avevamo già una carriera completamente diversa, sia io che lui. Ma anche gli altri, Paolo Calabresi, tanta gente non lo sa. Io, quando ho visto Paolo Calabresi sul set di Boris, pare che ho visto Biaci. Io ho visto un attore di Castri, di Ronconi. Quello era Paolo Calabresi. A quei tempi, per me, lo conoscevo benissimo, sapevo perfettamente chi fosse, perché era un importante attore di teatro, che chiaramente non ha la popolarità di un attore di cinema, però era già un attore importante. E Pietro Sermonti, già Pietro era famoso, già Pietro aveva fatto Made in Famiglia, sì. Era una lunga serialità, e invece appunto di infossarsi, esploso ancora di più. E... Ma Roberta Fiorentini, prima parlavamo, non solo per renderle omaggio, ma sì. Roberta Fiorentini fa un ruolo su cui io ho riflettuto proprio il giorno triste in cui siamo andati al funerale, dove c'eravamo tutti quanti, ovviamente, e io incontrai Pietro prima di entrare in chiesa, e non mi ricordo se prima o dopo riflettevamo su questo personaggio, e io dicevo: Roberta è il personaggio, cioè Italia è il personaggio attraverso il quale loro hanno dimostrato che sanno perfettamente quello che stanno facendo, perché Idola rappresenta la figura becera di quel tipo di racconto. Allora è come se loro avessero scritto: volete secondo vedere te. Che sappiamo fare anche questo? Eccolo, cioè lo sappiamo che è anche così, che c'è questo risvolto di commedia, di cose all'italiana, è quasi una citazione personaggio di Italia. Quindi, capisci, sono tutti fondamentali, perché sono personaggi enormi, sono personaggi metacinematografici. Tutti, io ho scritto questa cosa pure se di Duccio, in cui dicevo che Duccio è come Rosencrantz e Guildenstern, perché Duccio non si sa da dove viene, non si sa dove va. Io ho girato tre serie e un film con la fede
al dito e non si è mai detto che Duccio era sposato, perché Duccio è proprio è un personaggio, è un fumetto. Cioè, se Topolino ci ha fatti i fumetti su Boris, lo sapete? Questo è un onore incredibile. Cioè, Topolino è uscito con una storia di Boris. Ah, non lo sapevo questo. Tutti i nostri personaggi, come no? C'erano tutti quanti i personaggi. E ci chiedono Anche anche... Paveri, ovviamente. Ah, beh, certo. Ci chiedono anche quanto coincide la realtà descritta da Boris con quella effettiva. Soprattutto a livello, dicono, di scelte decisionali della dirigenza, quindi in quel caso la rete, e anche il fatto che gli spettatori italiani in Boris vogliono le cose fatte male. Tant'è che tu dici il fatto della fotografia della fiction deve essere più brutta di quella della pubblicità, se no la gente cambia canale e non guarda la pubblicità. Quindi secondo te quanto questo poi è effettivamente vero, anche ad oggi? Sai, non è che c'è... Non è esattamente questo quello che la vera critica di Boris, cioè non è sul dettaglio della, quella è una battuta di Duccio geniale che hanno scritto loro, il fatto della pubblicità che deve essere, che sicuramente hanno carpito, perché quelli sono dei radar, quindi avranno sentito in qualche ufficio qualche cretino dire una bestialità di questo genere. Ma a me una volta un imbecille mi disse pure: sai Ninni, i problemi dentro la pubblica amministrazione non bisogna risolverli, bisogna gestirli. Io me la ricordo molto bene questa frase di questo idiota siciliano che ha detto sta cazzata, che era un mezzo mafiosetto che faceva il sovrintendente di un teatro. Però non è emblematico, cioè non è veramente quello il problema, no? Loro usano tutte queste follie di questi personaggi che appunto parlano come parlava questo. Cioè Duccio dice che la fotografia deve essere una merda perché se no la gente cambia canale, perché magari qualcuno l'avrà detto, però in realtà lui lo dice perché si rompe i coglioni di fare le luci, molto più facile, come qualsiasi impiegati, cioè, ora qualsiasi, non voglio offendere tutti, però come molti degli impiegati della pubblica amministrazione italiana che non fanno niente, e siccome quelli sono impiegati pubblici perché lavorano per una struttura fissa nella storia di Boris, si comportano così, non hanno voglia di lavorare, semplicemente. Noi italiani questo non lo ammettiamo mai, noi dobbiamo dire ce la faremo, super, noi non ce la faremo a fare un caso, perché noi non abbiamo voglia di fare niente. Poi ti sei ricollegato anche a Quo Vado, altro film che hai fatto, che effettivamente dice proprio quello della pubblica amministrazione. Ci chiedono anche se eravate consapevoli in quel momento di star dando vita a un'opera di quella caratura. No, guarda, di quella caratura no, devo essere sincero, perché è andata troppo bene. Quindi è ora più che mai, cioè stiamo parlando di 10 anni. Infatti. Che dici? E anche perché sai, noi eravamo già dei professionisti e quindi quando fai questo mestiere non ti devi creare aspettative. Quando abbiamo visto il prodotto, ma già quando abbiamo visto il pilota abbiamo capito subito che era una cosa eccezionale. Però la serie partì con dei numeri catastrofici su Fox, perché Fox poi a quel tempo la vedevano in pochissimi, e poi incocciò la pirateria, lo streaming, cioè nasceva in quel periodo, diciamo, la possibilità di spostare gli streaming, le cose eccetera, e questo successo si moltiplicò in un modo esponenziale che noi non eravamo veramente assolutamente in grado di prevedere. Non avremmo previsto neanche di fare 3 serie e il film. È venuto tutto naturale, ma perché c'era gente brava che ci lavorava, perché erano bravi appunto gli sceneggiatori, perché erano bravi i produttori, perché era brava la rete. Cioè, è stata una gran bella operazione che, essendo riuscita bene e avendo poi anche la spina dorsale per mantenere la qualità, perché poi è quello
il problema, cioè poi fai la seconda, fai la terza e rischi sempre di più, ma se il gruppo è forte non rischi niente. E quindi è stata fatta una grande operazione che, e ti devo dire che a un certo punto ci siamo resi conto che era una gran cosa, ma quello di cui ci siamo resi conto adesso, cioè a 10 anni di distanza, nessuno di noi l'avrebbe mai immaginato, perché non è mai successo. Perché tu fai delle cose che, cioè sì, tipo che a me mi capita certe volte uno appunto che mi incontra e mi dice: ah, io ho visto il suo evoluzione di tutta Palazzo di Giustizia a Macerata, uno spettacolo straordinario. Sì, uno però, cioè qui stiamo parlando di un successo popolare pazzesco che dura 10 anni dopo. Ci dicono anche che la Fiorentini era Stemia in verità, nella realtà. Non ho capito. Dicono anche, hanno scritto che Roberta Fiorentini, Itala, era nella realtà era Stemia, al contrario di quello che poi... Ah, questo non lo so, non lo ricordo. Cioè, dice, scrive Pietro, scoperto la serata Boris a Torino anni fa. Ah, ecco, sì, ma ci credo che è una cosa di questo genere, anche se... Non riesco assolutamente a ricordarmi, lo devo chiedere a suo figlio se questa cosa è vera. Ma l'ha scritto qualcuno che sta messaggiando? Sì, sì, sì. Ah, quindi qualcuno che l'ha saputo. Sì, 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 dice che l'ha scoperto la serata a Boris a Torino anni fa. Ah, vabbè, cioè che c'era anche Roberto. Sì, certo, non lo ricordo bene. Cioè, bellissima serata quella, stupenda. Beh, a parte che Torino è la mia città d'elezione. E molti hanno scritto anche questa cosa, il domandone, devo chiedertelo, se era nella mente degli sceneggiatori, oppure c'è, cioè ancora dopo questo successo soprattutto, di fare un Boris 4. Guarda, di questa cosa si è parlato tanto, ci sono ovviamente dei problemi, perché come sapete sì, proprio è venuto a mancare Mattia Torre, non c'è Roberta, però diciamo allo stato l'unica persona abilitata a dichiarare che sta lavorando su Boris 4, che è Lorenzo Mieli, ha dichiarato a Repubblica che ci sta lavorando, quindi probabilmente si farà. Ah, ok, bene, perfetto. Io ti chiedo l'ultima domanda su Boris, cioè un aneddoto, qualcosa che è capitato di divertente sul set, qualcosa di cui ti ricordi con piacere. Allora, molte cose sono indicibili pubblicamente, quindi devo bypassarle, perché ovviamente quello, comunque la cosa bella di Boris era un set di grandi professionisti, non perché eravamo noi appunto esclusi presenti, però era un set di sciamannati. Quindi questa è stata la cosa più bella, cioè noi ci siamo divertiti almeno quanto voi quando lo abbiamo fatto, e questo è rarissimo, perché tante volte fai film comici dove ti rompi i coglioni, sono problemi, tensione, lì era una gita scolastica, cioè non vedevamo l'ora di andare sul set. Io credo che sia uno dei due set in tutta la mia vita in cui io sono andato anche quando non dovevo girare, cioè, perché io proprio questo non lo faccio mai, cioè gli attori che passano sul set e dicono: ma domani passo, magari, anche se sei tipo a Ragusa, in posto, o a Brescia, dove non hai proprio un cazzo da fare, io non vado sul set perché il set è un posto di lavoro. Invece Boris è un posto dove ci andavi pure a cazzeggiare. Io, guarda, ma non fa ridere, perché la cosa che ricordo come indimenticabile fu una volta che eravamo tutti nella mia roulotte, eravamo almeno 7-8 persone. No, ma il roulotte mi è venuto spontaneo il pensiero a pensare. Non stavamo tirando cocaina, eravamo lì ad aspettare che si cominciasse a girare, e c'era fermento, risate, casino, eccetera. A un certo punto aprì la porta da fuori Carletto De Ruggeri, che entrò dentro con i suoi occhiali spessi. Noi ci zittimmo, lui ci guardò, riuscì e richiuse la porta, e noi abbiamo riso tipo per l'ora successiva, ma non è stato detto assolutamente nulla, cioè solo guardare, diciamo, con una punta di disprezzo, però niente di più.
Va bene, e vabbè, quindi abbiamo fatto anche la cosa su Boris 4, mi fa molto piacere, non me l'aspettavo, devo dire la verità, perché non avevo visto la notizia su Guarda, questa Repubblica. è una dichiarazione che ha fatto Lorenzo, che ripeto, è l'unico abilitato a dire questo. Ora vediamo, ovviamente poi Certo, vabbè, cioè, ovvio. mettere su una produzione non è una passeggiata, quindi deciderà lui e quelli che lavorano con lui. E chiaramente gli autori, ovviamente che purtroppo adesso saranno soltanto Giacomo e Secondo Luca, te? che in questo caso avranno una grandissima responsabilità. Ma è bello anche per Mattia, insomma, Sì, se si trova infatti. E l'ultima cosa che ti chiedo è che consiglio o che suggerimenti daresti a un ragazzo che vuole iniziare a fare il lavoro che fai tu? nessuno, nessuno. Io ho scritto questo libro dove proprio dicevo, mi rivolgevo ai giovani alla fine, perché gli dico nessuno? Perché, a parte che c'è mio figlio che fa questo lavoro, cioè che lo vuole fare, ha 20 anni, 21 anni. Perché io ho l'età di un genitore avanzato. Se c'è una cosa che io non ho mai fatto con i miei figli è dargli consigli, perché ho sempre sofferto i genitori che danno consigli. Anche mio padre non mi ha mai dato consigli. Mia mamma era un pochettino più, diciamo, poverina, più rompicoglione su queste cose qua. Era adorabile, ma era un po' più, perché diceva: ah no, fai così, fai con lì. Perché il genitore deve avere coscienza del fatto che il mondo in cui vivono le generazioni successive è un altro mondo, è come un film, è un'altra condizione spazio-temporale. Se tu pensi che quando oggi per fare un film un problema è trovare gli attori o trovare i soldi per farlo vedere, o per, che ne so, affittare le telecamere, cioè. Oppure ci sono altre, che, per esempio la post-produzione oggi ha dei costi importanti, no? Se tu vuoi fare delle cose particolari, nuove, cioè. Ai nostri tempi il problema era comprare la pellicola, che costava 100 20 metri costavano 240.000 lire, e su 120 metri tu ne usavi circa 7, 8, cioè 10 metri, poi alla fine rimanevano, poi la dovevi sviluppare. Allora era un'altra cosa. Noi facciamo il cinema indipendente. Oggi i film indipendenti li fanno tutti i ragazzi, come vogliono, con i telefonini, con le cose. Quindi che consiglio gli dai? Gli vuoi dare un consiglio filosofico? Gli puoi dire: non ti creare aspettative, per esempio, ma dare consigli e studia. Studiare senza soluzione. Io sono una persona che io non sono laureato, ma ho studiato molto di più di chiunque si sia laureato, perché studio sempre, tutta la vita che studio. Questo è un lavoro che, cioè, per esempio, a mio figlio, l'unica cosa che io ho detto una volta quando mi ha detto che voleva fare il regista di cinema, gli ho detto: vedi che il regista di cinema deve sapere tutto di tutto. Il regista di cinema deve sapere tutto di storia dell'arte, deve sapere tutto di teatro, deve sapere tutto di letteratura, deve sapere tutto, perché è un mondo unico. Deve sapere dovete conoscere la musica. Se volete fare gli attori, dovete leggere la musica, dovete fare solfeggio. E questo, ecco, questo è un consiglio che do: studiate, quello è importante. Studiate. E poi, capito, la cosa che mi fa incazzare è quando i ragazzi invece cominciano a vedere la carriera. Cioè, perché siccome oggi quando fai 18 like su Facebook ti senti importante,
ti sembra un tuo passaggio di carriera. Ecco, non inseguite quello perché non vi porta da nessuno. Intanto ha scritto Pietro che la io scena... sono all'1% di Italia, quindi se la ok, allora prima di l'intervista potrebbe finire da sola, è meglio. Vabbè. Allora facciamo così, se ti va io direi di salutare tutti quelli che ci hanno seguito, come farebbe Duccio a questo punto. Vabbè, ah, Duccio non potrebbe che dirvi di aprire tutto, ovviamente, e di smarmellare ogni cosa possiamo. La ridico, non mi avete sentito? No, si è sentito, non si è visto, ma si è sentito. Io ringrazio. Comunque, sempre mandate a fanculo anche Arianna, qualora dovesse capitarvi di incontrare. Io voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito e io vi ricordo che il prossimo appuntamento è lunedì alle 19 con Simone, il vincitore della 7ª edizione di Masterchef. E niente, io adesso saluto Ninni e poi torniamo qua che raidiamo qualcuno. Grazie a tutti. Ciao. Un attimo, un attimo che non si vede nulla. Oh. Oh. Eccoci, opla. Vai Rocco, fai quello che devi. Abbiamo fatto pure lo scoop di Boris 4, perfetto, benissimo. Presidente, mi dica chi dobbiamo raidare, per favore. Guarda WhatsApp. Ah. Devo scrivere bene, però, aspetta. Sta succedendo? Rocco, però in tutto ciò io non so fare nulla adesso in questo preciso istante. Io cosa dovrei fare? Dovrei chiudere? Non capisco nulla.